La sana alimentazione è un diritto del bambino e questo è il filo conduttore del convegno ospitato nella Sala dei Grandi della provincia di Arezzo e promosso da UNICEF. È stato organizzato insieme alla provincia con il patrocinio di Regione Toscana, Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Col Diretti, ASL 8, FIMP Toscana e Ufficio Scolastico Territoriale di Arezzo. Il diritto ad una sana alimentazione è fondamentale per il presente dei bambini e per il futuro. La sana alimentazione comincia dal primo momento di vita, cioè comincia dall'allattamento al seno. La Regione Toscana ha fatto varie campagne in questi anni per l'allattamento al seno e poi dura in tutto il resto della vita ed è una questione eminentemente educativa. Dalle analisi vediamo che mangiano frutta e verdura quei bambini i cui genitori mangiano frutta e verdura, hanno uno stile di vita sano, fanno sport, e quei bambini e quei ragazzi i cui genitori fanno sport e fanno attività motoria. È più facile educare a stili di vita sani e ad alimentazioni consone bambini piccoli, diventa un po' più difficile, proprio perché aumenta la loro autonomia, farlo con gli adolescenti. Qui entrano in campo anche le altre agenzie educative oltre alla famiglia. Quest'anno l'UNICEF vuole affermare questa importante presenza in Italia, perché sono 40 anni che l'UNICEF lavora in Italia, si è aperto nel 1974 per la prima volta e ha fatto tantissimo, ha percorso tanta strada, e ora vogliamo portare anche questo tipo di attività, cioè informare i nostri bambini, le nostre istituzioni, che anche loro hanno dei diritti e questi diritti vanno mantenuti.